Ciao 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 raga! ciao raga! Nuovo video. Nuovo video. A grande richiesta, visto che ci avete richiesto voi. Esatto. Allora. Un video in compagnia, lo facciamo se riesco a parlare. Sì. Ok. Innanzitutto scusateci se sembriamo straviche, ma perché come al solito è splittato sul tuo telefono. Esatto, quindi un po' guardo il suo e lei un po' guarda il mio. Per far condicio, no? Se no guarda, ci guardiamo in faccia. Esatto. Vabbè. Scemi come al solito, molto bene. Molto, molto bene. Vogliamo iniziare? Ah no, ma spieghiamo un po'. Sì. Dunque. Oggi video un po' particolare. Video particolare, ma molto carino. Lei ha portato delle cose che ha fatto lei e io l'abbinerò a un film. Che lei ha visto. Esatto. E quindi ci spiegherà questo film. E ho anche le spiegazioni da... Esatto. E cosa c'entra... La mia cosa con il tuo film. Ovvio. Lei non lo sa che cosa le ho abbinati. Esatto. È una sorpresa anche per lei. Esatto. Bene, molto bene. Ok. La scorsa al look? Ma prima non ce lo vogliamo dare. Scusate. Io non sono... Oddio, mi appiani. Non sono tecnica della scorsa al look. Vabbè, io come al solito sono acqua e sapone. E io ho fatto il blu perché l'ho preso chiamare. Il mio, no? Eh? Perché ti ho preso a Bogni? No, perché chiamare il blu di qua e basta. E io invece ho messo il tuo Whirl, poi ho detto no, poi dopo sembra un po' smorto, ci ho passato sul primo rossetto a caso che era il rebel, che ho cercato una mazza, però va bene. È bello fare queste cose, sì. Questi rebelò. Sono tre colori che non c'entrano, non ci beccano, non ci beccano niente. Molto bene, vai. Allora. Vediamo un po'. Primo oggettino che pesco da là. Ah, così ci vedo meglio. Vai. Io ho la borsa. Sì. Allora, primo oggettino che becchi. Che becchi? Miau. Un gatto. Un gatto che io ho fatto per Paola. Riporta Paola Style ricamato a mano, che vabbè non esatto. Si vede, però c'è. Sì. La cravatta l'ho messa io. E il film qual è? A spasso con Bob. Che io naturalmente non ho visto. Non hai visto, vabbè. Strano, perché io ne ho ricordato tutti. È un bellissimo film, dovete vederlo assolutamente. Praticamente parla di un ragazzo senza tetto e tossicodipendente, in recupero però, si sta curando, e si guadagna da vivere come artista di strada. A un certo punto gli entra in casa un gatto rosso, lo chiama Bob, e praticamente va in giro con questo gatto rosso come se fosse Jimmy Winnie, va sulle spalle e quando suona il gatto sta lì ad ascoltarlo e la gente ovviamente si avvicina, l'ascolta di più perché sai il gatto fa da richiamo. E comunque è una storia vera, verissima. Ma guarda che bella questa cosa del gatto. Sì, è una storia vera. Adesso non so dirvi come si chiama il protagonista vero, però fa anche un'apparizione nel film. Ah. E adesso i protagonisti principali, parte il gatto Bob. Il protagonista principale, aspetta che mo, cioè, l'attore... mo te lo dico, è James Bowen. È molto carino. Ci piace. Molto. Più del ragazzo originale. Vabbè, ma questo è ovvio, sai, nei film. Ovviamente. Invece il gatto, ecco una cosa particolare. Il gatto del film è proprio lui, è proprio Bob. Beh, veramente, proprio che forza. Lui. Bella questa curiosità. Sì, bella, ci piace. E lo mettiamo. Quindi. Con Bob. Vai. Poi. Un altro. Abbiamo appena passato le feste natalizie. E abbiamo un Babbo Natale. Babbo Natale, qui in prima mini parte. Cuore. Bello. Il mini cuore si toglie. Perché? Così. Così. Ah no, ma si toglie nel senso... No, si toglie perché si mette nella tasca. Okay. L'amore che dona ai bimbi. Allora, Babbo Natale. A chi lo abbino io? Al film Miracolo nella 34esima strada. Bello. Hai visto? Sì, quello sì. Nel 1812 quando c'era... Io c'ero. Esatto. Allora... magari tanti di voi lo conosceranno. Sì, io l'avrei abbinato tipo La vita è bella, che è il classicone. Però forse è troppo classico, cioè nel senso... No, io volevo più la storia di Babbo Natale, capito? E infatti, questa è la storia di una bambina che ha una vita un po' così e va da Babbo Natale, periodo natalizio, va da Babbo Natale
e gli chiede delle cose. Lei ci crede molto, Babbo Natale. Questo signore che fa il Babbo Natale, sapete quello dei grandi magazzini in America? Alla fine sembra veramente Babbo Natale, perché poi farà avere alla bambina tutto quello che ha chiesto. Quindi, insomma, è una favola proprio per i bambini, ma anche per gli adulti, per crederci in Babbo Natale. Posso dire una cosa anch'io su questo tema? Io invece segnalo anche un altro film, sì, che è bellissimo. È un libro, voi che amate leggere, che si chiama Fuga dal Natale, di cui tra l'altro anche Duca Pompi ha parlato in una delle sue recensioni. Ciao! Che a me piace tantissimo. È un libro di Grisham, insolito, perché lui sai che di solito parla di avvocati, invece no, è questa coppia che ha la figlia che parte per lavoro in Sud America e loro decidono di non festeggiare il Natale e succederanno tutta una serie di cose. Lo devono festeggiare per forza. Sì, perché la figlia poi torna all'improvviso e quindi loro si trovano a dover organizzare tutto quello che non hanno fatto, ma è divertentissimo, quindi guarda, non c'è, cioè, no, è carino, andatelo a vedere, guardatelo perché è carino. Okay. O leggete il libro che è ancora più bello. Esatto. Il fungo. Ma il fungo allucinogeno non lo vuoi? Io oggi vi presento la manita muscaria. Allora, il fungo, che in realtà è un puntaspiglio, come qualcuno si è messo, ha chiesto un cacciapolvere, come lo chiamo io. Sì, perché una signora me ne ha chiesto una serie, cioè le serie messi per casa. Vuoi non avere una manita muscaria in casa? No, ma veramente, ma chiedetegliele tutte. Lei ve le farà molto volentieri. Sì. Io invece l'ho abbinato ad Alice nel Paese delle Meraviglie. Con questa parte crescerò e con questa parte crescerò. Allora, questo è uno dei miei film preferiti in assoluto, perché io sono Alice nel Paese delle Meraviglie. Io sono più bianconiglio, sempre in ritardo. Ok. Quindi, questo del film 1951. Io c'ero. Lo conoscete tutti. C'è questa bambina. Ma non che vero, non c'eri neanche tu nel 51. Ma loro sanno che io c'ero. C'è questa bambina, è film cartoni animati ovviamente, che si addormenta mentre la mamma le sta spiegando storia. Vabbè. E si addormenta, ma sì, infatti, anche a me ricordava. E fa questa storia allucinogena, se può. Allucinante. Sì, perché assolutamente. Sapete che. E lì diciamo, ma lì c'è, mangiami meno perché. No, veramente. È rimasto sullo stomaco qualcosa. Esatto. Di Lewis Carroll, che secondo me è lui, sì, che. Ci dava dentro di bomba. Molto. E quindi arriva ad un certo punto che si deve rimpicciolire e poi anche diventare grande. E che cosa fa? Prende un pezzettino di fungo e lo mangia, poi che lo usa con la regina di qua, no? anche ma in tutto film, sì. L'ho appena visto 2 settimane fa. A un certo punto, siccome mangiandone un pezzettino diventava troppo grande, le dà semplicemente una leccata che faceva prima, sì. Era già abbastanza, magari io essere tu un califo, troppo bello quel film lì, è troppo bello. Allora, poi dimmi, parlavamo di bianconigli. Il bianconiglio, che come molte sanno, di quelle 4 iscritte che mi seguono, molte. Iscrivetevi al suo canale. Questa è stata la mia prima cosa che ho cucito. Ah, ma dai. Proprio la primissima cosa che ho cucito, la mia prima creazione è un coniglietto Tilda. Bellissimo, a me piace. Tantissimo, anche molto i colori. Molto imperfetto, però è carino lo stesso. Però questa è la prima, insomma. Io a che cosa l'ho abbinato? A Roger Rabbit. Oh, che bello! Sempre film cartoni animati. Vediamo, c'era questo attore che non mi ricordo mai come si chiama. Bobo Hopkins. Bellissimo. Lei bellissima. Lei, sapete come si chiamava lei? Jessica Rabbit. Jessica Rabbit, che è famosissima. Non sono cattiva, è che mi hanno disegnata così. È come Paola. Sì, esatto. Non è cattiva, disegnano. Diciamo qualche. Non è vero, ti disegnano cattiva. Una curiosità, per facilitare la recitazione di Bob Hoskins, che non riuscirò mai a dirlo, nelle scene in cui è accanto al personaggio di Roger, un attore, che è Charles Fletcher, ha indossato sul set veramente un costume da coniglio, se no lui non riusciva a parlare a nulla.
al nulla. Io sì, io riuscirei perfettamente. Mentre lui no, allora gli hanno messo lì un attore. Perché non aveva il mio coniglio Tilda. Esatto. E dopo hanno, in post-produzione, hanno creato Roger Rabbit. Se non l'avete visto, perché è abbastanza vecchiarello, andate a vederlo con i vostri bimbi, perché è bello, molto sì, bello. Sì. Ci sono sia le persone in carne e ossa. Che, forse credo che sia stato uno dei primi, primo film sì. dove abbinavano cartoni animati a esseri umani. Esatto, ma è troppo forte, è troppo bello. Interagiscono, parlano, appunto fanno un film, perché loro devono fare un film. Poi c'è tutta una serie di, come si dice, di proprio indagini poliziesche. Comunque bello, andate a vederlo. È molto carino per i bambini, ma anche per gli adulti. Allora, ce ne mancano tre, a me mancano tre poi. Sì? Non so cosa hai portato. La Tilda di Roy. La giardiniera! Guardate che bella. Si piegano le gambette. No, è troppo forte. La giardiniera ha le taschine. Eh sì, è per mettere gli attrezzi. No, è forte. La rosellina che ho appena colto dal giardino. La rosellina, il bottoncini. Come si chiama? Il foulard messo a bandana. Il foulard messo a bandana. Allora, a che cosa l'ho abbinato io la giardiniera? E c'ha anche i leggings sotto, cioè ti puoi fare notare. No, vabbè. Al taglia erbe. Si vede, però tu lo puoi vedere. Eh sì, infatti, al taglia erbe. Bel film, l'ha visto anche lei, me l'ha suggerito lei, veramente. Pensa, è del 1992. E io c'ero. Ma io c'ero, da mo'. Molto bello anche questo. Trae vaga ispirazione da un racconto omonimo di Stephen King, perché poi si vede che l'ha cambiato tutto. Anche se quest'ultimo intentò, ecco appunto, una causa per essere rimosso dai crediti, visto che il tema trattato era completamente differente. Vabbè, se lo dice lui. Il film tratta il tema della realtà virtuale e anche qui credo che sia stato uno dei primi. No, ah sì, perché fece, vi ricordo che fece scandalo perché all'interno del film c'è una scena di sesso. Amore. No, di sesso. Tra lui e non so chi, adesso non me lo ricordo. E fece scalpore perché era. A parte che non era così comune far vedere certe scene nei certo. film. Ma fece scalpore perché era la prima scena di sesso virtuale. Molto bello, a me è piaciuto moltissimo. Vabbè, noi abbiamo la taglia erbe. Esatto. Però è bionda, anche lui era biondo così. Era biondo, infatti, l'attore era Jeff Fay, però c'era anche Pierce Brosnan. E poi il cartello era bellino. Buttalo via. Butta via. Poi. Gli ultimi due, ok. Il mio cuoricino batte per te. Il cuoricino, a che cosa volete mai che io l'abbia abbinato? La story? Ovvio, il film d'amore per eccellenza, l'ho appena visto, credo un mese fa, ma per la centesima volta. 1970, quanto pianto. Avevo 7 anni eppure mi è rimasto nel cuore, di Arthur Hiller e naturalmente gli attori erano Hayley McGraw, e Ryan O'Neill, che vabbè, ero persa per Ryan O'Neill. Però quanto era triste questo film? Sai una cosa? Allora, io l'ho appena visto, da un mese, e ti dirò, non era così triste. È triste solo alla fine. Devo ricredermi. Dovrò riguardarlo allora. Devi riguardarlo, perché l'inizio, fino quasi la fine, è bellissimo. È una storia d'amore. C'è lui, il giocatore di hockey, che si innamora della Preppy, di lei. Jennifer, vabbè, e si innamorano, lui è ricchissimo, come si chiamava lui? Oliver Barrett IV, quindi il padre, il nonno avevano creato addirittura la biblioteca, tutta l'università, lui era ricchissimo, aveva una macchina, l'MG si chiama? Io l'ho guardato nel 1912, anche quello lì. Anche, insomma, era ricchissimo. Lei invece no, era una ragazza normalissima. Lui aveva dei problemi con il padre, lei invece andava d'accordissimo con il padre. Si mettono insieme, sfidano questa differenza di classe sociale. Di classe sociale, brava, grazie. Sembra quasi intelligente, sì. Quasi. E lì parte la storia d'amore, una storia d'amore che è bellissima, dolcissima. Poi c'è la neve, c'è nevica,
a un certo punto, e lì arriva la parte triste, perché vogliono un bambino, lo chiameremo come Bozo il Clown. Arriva purtroppo la brutta notizia che lei è malata. Invece di dire è incinta, no, hanno questa bruttissima notizia. Ma dura poco, molto poco la fine. Lei è fortissima, parla con lui anche sul letto di morte, gli dice: mi raccomando, dopo vivi, perché devi farti la tua vita. E lì è la parte tristissima, effettivamente c'è la musica famosa di Love Story, e quindi si piange, perché poi ovviamente alla fine lei muore, non è uno spoiler. Come il mio telefono. Si sa. No, e adesso? E adesso vediamo se va avanti a riprendere. Prova. Scusa di averti rovinato il finale. Ma adesso? Allora, no, io preciso una cosa. Aspettate che... Prova. Eccomi qua. Dici che va avanti? Sì, dovrebbe andare avanti. Okay. Io tendo a sdrammatizzare, perché vabbè, Paola lo sa, io ho perso mia mamma veramente giovane, un po' come... la storia, e questa storia mi ricorda molto la storia dei miei, perché mio papà, tra l'altro, ne ha perse due, una dietro l'altra, di mogli, ecco, per due brutte malattie. Quindi scusate, faccio la scema, ma perché sennò mi metto a piangere. Ok, allora, a tutti qualche cosa. Sì, l'ultima cosa doveva essere un bracciale di stoffa, ma in realtà nel mio casino non l'ho trovato. Ok, va bene. Ho portato comunque una collana che ho fatto. Che hai fatto io, tu? Con delle pietre dure. Ok. E io l'ho abbinato a cose preziose, vedi, ancora meglio forse, perché sì, cose preziose è uno dei miei film preferiti. Ok. Tratto da un romanzo di Stephen King. Ne parlerai, del 1991. Sì. La trama. Nella piccola città del Maine, di Castle Rock. La racconto io. Arriva questo signore dal nulla che apre un negozio dove vende cose preziose. Si chiama proprio il negozio, sì, cose preziose. Il negozio si chiama Cose Preziose. Vende ogni sorta. Anticaglie. Sì, no? Anticaglie, ninnoli, queste cose qua. E stranamente vende tutte cose che alla gente di quel posto piacciono. Cioè, non so, c'è il pacchetto di baseball, allora lui vende la figurina del giocatore, esatto, introvabile, così. E lui con queste persone, più che venderle, scambia. E cosa succede? Le mette uno contro l'altro, seminando zizzania. E quindi c'è questo villaggio, che cioè questa città, che cominciano a delle faide. Perché quella ha detto quella cosa dietro a me nel negozio, e crea veramente tantissimo scompiglio. E se non mi ricordo male, lui, come è arrivato dal nulla, sparisce nel nulla. Vedi, è giù, ha ragione. finché l'egoismo e l'avarizia delle persone del paese non li mettono l'uno contro l'altro, esatto, distruggendo la città. Alan decide di scontrarsi con Leland, che era lui, obbligandolo a lasciare la città, senza però evitare la distruzione della maggior parte del paese e la morte di molti suoi, sì, concittadini. Io ho letto il libro. Anch'io avevo letto il libro. Molto bello. Curiosità, dai, l'ultimo. All'interno del libro si fa riferimento ad una fattoria fuori città in cui successe quella faccenda del cane, ovviamente si riferisce a Cujo. Ah, Lo sceriffo, vabbè. Come si chiamano nei film quando fanno... Oddio, flashback, no, non mi viene. No, sai mi viene. Quando... Non è il crossover? Sì, sì, vabbè. Non mi viene. Lo sceriffo era già comparso nella metà oscura. Cose preziose è uno spartiacque nella carriera di King. Infatti lo scrittore saluta per sempre la città immaginaria di Castle Rock, visitata nella zona morta, sì, il capitano di tutta la città. Questo libro è considerato da Stephen King la parte finale di una trilogia di storie. Le altre due erano La metà oscura e Il fotocane. Ah, un racconto breve, dicevo, non me lo ricordo. Un racconto breve contenuto in Quattro dopo mezzanotte, sì, che ho letto, in cui conosciamo il personaggio di Pop Mary e il modo in cui il suo negozio fu distrutto. Cose preziose riporta in scena Ace Merrill, personaggio del corpo, novella di stagioni diverse. L'ultima, quando Gaunt offre della cocaina d'asso, fa riferimento alle pianure di Lang,
luogo immaginario della mitologia lovecraftiana. Cioè proprio qua, capito? Questo è un richiamo culturale. Esatto, molto molto forte. Una citazione. Una citazione, bravo, una citazione. Basta, e dopo 7 ore di video ce l'ho fatta. Le è venuta la parola in più. Va bene, speriamo che vi sia piaciuto questo abbinamento. Speriamo. A noi è piaciuta come idea, perché sì, molto. Comunque prendere una cosa e richiamarla. Abbinare. Sì, a me è piaciuta a un molto. Film, è piaciuto molto. E al prossimo video. Prossimo video. Un bacione. Ciao. Ciao ciao raga. Ciao ciao.